Buongiorno a tutti e benvenuti al quarto webinar della Regione Marche. Come abbiamo già avuto modo di vedere negli altri webinar, l'appuntamento di oggi è propedeutico alla realizzazione del processo partecipativo, che verrà quindi avviato nelle prossime settimane in collaborazione con i diversi stakeholder del territorio della Regione Marche, che verranno quindi chiamati a contribuire in maniera concreta al percorso di progettazione e successivamente di attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche. Prima di entrare nel vivo dell'incontro di oggi, ricordiamo brevemente qual è l'obiettivo di questo ciclo di webinar organizzato dalla Regione, ossia quello di approfondire il significato di ciascuna delle cinque scelte strategiche identificate dalla Regione stessa e che rappresentano i pilastri intorno a cui individuare gli impegni e le azioni attraverso cui il territorio marchigiano potrà contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Nel webinar di oggi svilupperemo la terza delle cinque scelte strategiche definite dalla Regione, ossia la scelta in materia di servizi ecosistemici e di biodiversità. In particolare, come già ai precedenti webinar, anche il nostro incontro sarà articolato prevalentemente in tre sezioni. Una prima che vedrà la testimonianza di un esperto esterno con l'obiettivo di inquadrare da un punto di vista generale i contenuti e i significati che afferiscono la tematica, la scelta odierna. Nel dettaglio, il nostro ospite, a cui a breve lascerò la parola, ci aiuterà a comprendere l'argomento e ci fornirà alcuni elementi più di contesto, dati ed informazioni fondamentali per declinare i concetti relativi allo sviluppo sostenibile nazionale e locale in materia. A seguire, secondo punto della nostra agenda, vedremo alcuni case study delle best practices ed esperienze realizzate sia nel contesto nazionale che regionale, utili a riflettere su possibili modelli di intervento in relazione alla gestione del tema trattato. Infine, avremo la nostra terza e ultima fase del webinar. Quindi entreremo proprio nel merito della scelta strategica regionale, andando a identificare i risultati attesi, ossia i macro obiettivi da raggiungere e quelli che saranno gli ambiti di confronto con il territorio, ovvero i temi chiavi sui quali, attraverso il processo di concertazione territoriale con gli stakeholder, andranno a costruire in concreto i contenuti della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche. Come anticipato poco fa, il tema del webinar di oggi sono i cosiddetti servizi ecosistemici e la biodiversità. Per inquadrare con una definizione generale il concetto, poi il nostro testimone all'esterno sicuramente entrerà più nel dettaglio, si può affermare come l'ecosistema possa essere definito come quell'insieme di organismi viventi che interagiscono tra di loro e con l'ambiente fisico in cui si trovano e possiede strutture e funzioni che possono essere costanti nel tempo, a condizione che vi sia un certo equilibrio tra due proprietà, resistenza e resilienza. Dunque, lo stato naturale degli ecosistemi, il benessere sociale e le prospettive economiche dell'ecosistema stesso sono fattori fortemente correlati tra loro e sono essenziali per la crescita del territorio e di chi lo vive. Gli ecosistemi, quindi dotati di struttura e funzioni integre, forniscono all'uomo i cosiddetti servizi ecosistemici necessari al suo benessere e alla sua stessa esistenza ottimale. Sintetizzando e semplificando, i servizi ecosistemici possono essere definiti come i benefici che le persone ricevono dagli ecosistemi stessi. La scelta strategica della regione individua dunque l'importanza di riconoscere il valore e il contributo dei servizi ecosistemici per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio. In questo senso, scendendo più nel dettaglio, viene considerato nell'ambito di questa scelta strategica anche il ruolo che possono svolgere l'agricoltura e l'ambiente agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, attraverso meccanismi di incentivazione per gli imprenditori agricoli che tutelano i servizi medesimi. Come dicevo poco fa, per meglio comprendere i significati e le opportunità, per inquadrare il contesto collegato al tema dei servizi ecosistemici e la biodiversità, ascoltiamo ora il contributo del professor Riccardo Santolini, docente di ecologia presso l'Università di Urbino e membro del Comitato per il Capitale Naturale del Ministero dell'Ambiente, al quale abbiamo rivolto alcune domande per riuscire a comprendere la definizione stessa di servizi ecosistemici e di biodiversità e che ci aiuterà a comprenderne il valore ambientale, sociale ed economico.
Passo dunque la parola al professor Santolini, che ringrazio in anticipo per la disponibilità e per il suo interessante intervento. Biodiversità e servizi ecosistemici possiamo dire che sono due facce della stessa medaglia. La biodiversità caratterizza i nostri sistemi ambientali e il numero di specie vegetali e animali che popolano tutti i nostri ecosistemi. E i nostri ecosistemi funzionano. Sviluppano delle funzioni che sono estremamente importanti per la qualità della nostra vita. Pensate a un bosco che ha la capacità di fissare anidride carbonica e produrre ossigeno, trattenere il suolo, trattenere l'acqua, depurare l'acqua. Quindi capite bene che queste funzioni che naturalmente gli ecosistemi sviluppano diventano servizi chiamati appunto ecosistemici proprio per quando si crea una domanda di questi servizi. E il lockdown, ad esempio, ci ha dimostrato quanta domanda di qualità ambientale noi abbiamo bisogno e abbiamo necessità. I servizi ecosistemici, quindi, sono tutto il lavoro che la natura fa, e quando parlo di natura parlo appunto di biodiversità, che sono questi organismi, dai batteri fino all'elefante, potremmo dire, anche se nelle Marche ovviamente l'elefante non esiste, ma sono tutti questi organismi che insieme costituiscono una rete funzionale, questa rete ecologica che sostiene il funzionamento degli ecosistemi. E pensate appunto ad un bosco e anche, ad esempio, a tutto quello che c'è sotto il suolo, nella cosiddetta rizosfera, cioè l'ambiente delle radici, no? Animali e le piante che insieme trattengono acqua, utilizzano l'acqua, la restituiscono, la arricchiscono di sali minerali e via dicendo. Tutti questi aspetti sono fondamentali perché noi poi possiamo utilizzare in maniera importante queste funzioni ecologiche. E ho parlato di funzioni ecologiche, facendo l'esempio del bosco, che sono i fattori di regolazione. Cioè sono le funzioni che regolano e mantengono il lavoro della natura. Poi esistono altre funzioni ecologiche, ad esempio per un bosco, usando sempre questo esempio, l'utilizzo del legname. Anche questa è una funzione, è un servizio che il bosco fa, perché noi di quel legname abbiamo bisogno. Però attenzione, perché molti di questi servizi ecosistemici possono essere in competizione fra di loro in funzione della nostra domanda. Perché ovviamente se noi utilizziamo troppo un bosco, tagliando troppo il legname, perdiamo quelle funzioni ecologiche di cui dicevo prima, fisserà quel bosco meno anidride carbonica, che è tanto importante fissare in questo momento perché è uno dei gas serra, tratterrà meno acqua, quindi avremo problemi di dissesto e via dicendo. Quindi questo grande equilibrio che l'uomo deve riuscire ad ottenere misurando i servizi ecosistemici di regolazione, valutando i servizi ecosistemici di uso diretto, come appunto è quello del legname, oppure la raccolta di biomassa, diciamo così, da un lago o dal mare, cioè quando andiamo a pescare, noi sappiamo che quel pescato è frutto di un lavoro importante di tutto l'ecosistema marino, e così via. A fianco di questo ci sono altri servizi ecosistemici che sono quelli, per
pur sempre di tipo collettivo, ma di tipo culturale, cioè il fatto di poter usufruire della bellezza della natura attraverso una passeggiata, attraverso un percorso naturalistico o anche una semplice passeggiata in bicicletta. Ecco, queste sono fruizioni dirette. Le fruizioni dirette devono essere misurate e opportunamente valutate attraverso il mantenimento del servizi di regolazione. Io prima devo sapere come funziona un ecosistema per poi capire come usarlo. Questo è importante, e la cosa importante è che siamo tra i pochissimi stati europei, se non tra i pochi stati europei, che si sono dotati di una legge sui servizi ecosistemici, la legge 221 del 2015, e l'articolo 70 regola proprio questi servizi ecosistemici e dice proprio queste cose, di equilibrare gli usi, il mantenere le funzioni nel tempo degli ecosistemi. E la biodiversità necessariamente non è altro che non sono altro che gli ingranaggi di questa meravigliosa macchina che è la natura, per far funzionare meglio gli ecosistemi. E il tema della tutela, capite bene che è un tema importante, perché da questa tutela, da questa conoscenza prima, tutela dopo, consapevolezza di tutto questo, diciamo così, è importante per la nostra, il cosiddetto benessere, non il benessere ma lo stare bene. Lo stare bene perché avremo acqua pulita e aria pulita. Le minacce agli ecosistemi sono numerose. Sono numerose e toccano proprio questa rete funzionale che produce tutte queste funzioni e fa sì che gli ecosistemi possano essere quantomeno stabili o quantomeno il più possibile resilienti. Purtroppo l'uomo ha sviluppato delle azioni che hanno impattato fortemente sul territorio. Lei diceva prima il cambiamento d'uso del suolo, lo sfruttamento, il troppo sfruttamento diretto delle risorse, quando si parla appunto di equilibrio fra il mantenimento delle funzioni di regolazione, che sono un bene collettivo, perché da quegli ecosistemi noi traiamo il nostro stare bene, il nostro benessere, e un utilizzo, quindi il problema di una pesca eccessiva, il problema di un taglio dei boschi eccessivo, il problema di un utilizzo delle risorse eccessive ci porta evidentemente a incrinare quello che è la biodiversità, quello che è gli equilibri di questo sistema. Poi evidentemente su questo pesa il tema dei cambiamenti climatici, perché evidentemente, sempre innescato ovviamente da quello che è ed è stata la storia dell'uomo sul pianeta, ha determinato questa alterazione, questa crisi climatica che influisce proprio su questi equilibri naturali e quindi appesantisce ancora di più quello che è la possibilità di equilibrio degli ecosistemi e quindi del mantenimento di questa biodiversità. E a fianco di questo ci sono tutte le varie forme di inquinamento, inquinamento delle acque, inquinamento dell'aria, il fatto di avere un'impronta ecologica un po' troppo esuberante, e ne abbiamo
i riscontri proprio in maniera drastica. Dobbiamo limitare fortemente questa impronta ecologica perché, e l'abbiamo visto proprio nel lockdown, nel momento in cui ci arretriamo un attimo e ci tranquillizziamo, l'ecosistema ha tutte le possibilità di recupero di quelle funzioni ecologiche che sono il nostro pane quotidiano. Quindi l'inquinamento, abbiamo detto, e che è un inquinamento non solo di tipo chimico delle acque o chimico dell'aria, ma può essere anche biologico. Pensate a tutte le specie aliene che l'uomo in maniera più o meno dissennata ha immesso nei fiumi, alterando l'equilibrio tra le varie specie autoctone che hanno sempre caratterizzato i nostri ecosistemi. Pensiamo solo a molte specie forestali che sono state immesse in maniera appunto non oculata e che adesso hanno e creano proprio dei problemi importanti anche in quella rizosfera che è il polmone funzionale di tutte le superfici di suolo più o meno coperte di vegetazione. Quindi specie aliene, alterazioni dovute alla chimica, all'inquinamento di carattere generale dei vari corpi idrici, dei vari componenti come l'aria, sfruttamento delle risorse e cambiamenti d'uso del suolo e in questi ultimi 100 anni hanno determinato una crisi forte della biodiversità e, come dicevamo, delle funzioni ecologiche, come se noi progressivamente distruggessimo quel qualcosa che ci aiuta a vivere. È paradossale, però purtroppo è così. Dobbiamo fare molto molto in fretta a sviluppare azioni che possano riequilibrare questi sistemi. Il valore economico dei servizi ecosistemici è uno degli aspetti, diciamo così, un po' controversi da questo punto di vista, perché da ecologi naturalisti entriamo, diciamo così, in un campo che è il campo economico e c'è sempre il rischio che questo possa venire interpretato come una monetizzazione della natura. Io ritengo che questo il rischio ci sia, quindi è bene stare estremamente attenti, però è importante riuscire a far capire quanto pesa economicamente il lavoro della natura, perché la cosa importante da questo punto di vista non è tanto dire io valuto la funzione di questo ecosistema, quindi il servizio ecosistemico X che vale tanto perché lo metto sul mercato. No, il problema fondamentale è quello che dicevo prima, cioè il valore di regolazione dei sistemi per il nostro benessere che ha un peso anche economico. Ci sono dei bacini idrogeografici che per la sola produzione di acqua, solo servizio quindi di fornitura, hanno una valenza di milioni di euro. Questo per, diciamo così, se io parlassi di metri cubi, forse non tutti mi capirebbero, però se io dico che l'alto bacino del Marecchia ha una capacità di fornire tot milioni di metri cubi d'acqua che equivalgono a tot milioni di euro, questo viene capito immediatamente da tutti e viene capito immediatamente anche perché in un regolamento dello Stato
la legge del 39, sempre del 2015, si dice, si comincia a dire, ad affermare che oltre chi inquina paga, bisogna prendere in considerazione chi usa la risorsa, deve corrispondere un corrispettivo. Quindi noi dobbiamo cominciare a valutare qual è il lavoro della natura, valutarlo da un punto di vista cosiddetto biofisico, cioè della funzione vera, le tonnellate di suolo che la vegetazione può trattenere, i milioni di metri cubi che un bacino idrogeografico può erogare, e tutto questo può essere valutato da un punto di vista economico per far capire che quel lavoro della natura è un qualcosa di importante, di pesante. In più c'è un aspetto estremamente essenziale da questo punto di vista, cioè il tema della perequazione territoriale, cioè tutte le attività che hanno una compatibilità con le funzioni della natura, e in questo sottolineo che ci può essere un'agricoltura, una silvicoltura di tipo conservativo importante, che sviluppa prodotti di qualità, che sviluppa beni di grande qualità e grande capacità di mantenere quelle funzioni ecologiche, quindi di assumere un doppio valore da un punto di vista del prodotto in sé, perché mantiene quelle funzioni. E allora tutte quelle attività che spesso sono di nicchia, sono relegate a territori che hanno delle peculiarità importanti, queste possono essere valorizzate in maniera molto, molto forte, possono essere valorizzate in maniera importante, anche perché entro nel tema delle aree interne, delle zone montane, spesso e volentieri queste attività possono essere sviluppate in maniera importante, recuperate in maniera importante proprio in questi territori, e quindi riconoscere a loro la capacità di far funzionare meglio gli ecosistemi, e quindi chi usa deve riconoscere a chi produce un quantitativo, e non possiamo certo possiamo misurarlo da un punto di vista biofisico, ma deve essere misurato anche da un punto di vista economico. Quindi diventa estremamente importante in questo momento recuperare la radice di ecologia, che è la stessa di economia, quindi la gestione della casa oltre che lo studio della casa, della nostra casa. Quindi dobbiamo sviluppare azioni funzionali, misurare il loro peso sia da un punto di vista biofisico che da un punto di vista economico, e riconoscere a chi queste attività le sviluppa per mantenere, ribadisco, il benessere di tutti, della popolazione, quindi attivando anche un lavoro e quindi una economia che è importante in questi territori, e soprattutto delle comunità resilienti. Le misure che il nostro paese ha messo in campo sono importanti. Sta a noi, sta alla politica e alla scienza trovare un momento di convergenza per poterle applicare in maniera sempre più importante sul territorio. La legge 221 del 2015 ha due articoli fondamentali, che sono l'articolo 70 e l'articolo 72. L'articolo 70 parla dei servizi ecosistemici, e quindi parla dell'opportunità di misurare e di valutare i servizi ecosistemici, proprio perché innanzitutto in armonia con quello che proviene dalle direttive europee, soprattutto dalla
direttiva della strategia europea sulla biodiversità, che diciamo così, ha sviluppato una serie di linee guida, di indirizzi proprio per la misura dei servizi ecosistemici a livello nazionale. La stessa legge istituisce il Comitato Nazionale per il Capitale Naturale, di cui io faccio parte, che annualmente sviluppa un rapporto in cui si indirizzano le metodologie, si sviluppano dei progetti, si fa vedere insomma come questi servizi ecosistemici possono essere misurati e come debbano essere organizzati. Sempre nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, tant'è che nel 17 goals dell'ONU che ci indirizzano verso lo sviluppo sostenibile, questi 17 obiettivi possono essere declinati in maniera gerarchica. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni di questi obiettivi, che sono quelli legati alla biosfera, quindi agli ecosistemi, sono propedeutici a tutto il resto. E quindi questo aspetto è coerente a quanto si diceva rispetto ai servizi di regolazione. La regolazione degli ecosistemi è fondamentale. Bisogna conoscerla per poter poi utilizzare e quindi valorizzare economia e società da questo punto di vista. Quindi la legge 221 diventa un elemento importante, dicevo articolo 70, a questa legge mancano i decreti attuativi, quindi bisogna necessariamente sottolineare il fatto che abbiamo grande necessità da questo punto di vista di sviluppare queste opportunità, perché l'articolo 72 parla poi di green community e le green community non sono altro che i territori montani, altocollinari, i territori che hanno la ricchezza dei servizi ecosistemici. E su questo, nell'ottica dell'altra legge del 35, il regolamento in cui si dice chi usa paga, si potrebbero attivare quelle operazioni di riequilibratura tra chi fornisce le funzioni ecologiche e chi le utilizza. All'interno di questo discorso si inserisce il tema dell'acqua, la direttiva europea sull'acqua, che dobbiamo dire è del 2000, e dal 2000 ci impone di misurare i costi ambientali di questa risorsa, i costi ambientali e i costi della risorsa, cioè i costi per cui chi gestisce l'acqua, il servizio idrico integrato, le nostre aziende che ci distribuiscono, che ci organizzano l'acqua, devono sviluppare delle azioni per aumentare e mantenere la capacità degli ecosistemi di erogare queste funzioni. Questi sono costi, evidentemente, perché sono i costi dell'ecosistema nello sviluppare queste azioni. E in questi 20 anni l'Italia ha sempre detto il nostro costo è pressoché zero, cioè non siamo entrati nel merito della misurazione di queste cose. Le regioni, alcune regioni come la regione Emilia-Romagna, come la regione Piemonte, come la stessa regione Marche, hanno individuato una percentuale da destinare all'ambiente nel mantenimento del sistema che eroga la risorsa idrica, però non è mai stato niente di così definito e così importante, per cui io auspico in maniera significativa la necessità di valutare i costi ambientali, i costi della risorsa, i cosiddetti environment recovery costi. Il recupero di questi costi potrebbe essere la chiave di volta per sviluppare azioni sul territorio di tipo sistemico,
Quindi toglierci dal momento emergenziale. Noi lavoriamo sempre in emergenza. Aiuto, aiuto da una parte, interveniamo lì. Aiuto da un'altra parte, interveniamo dall'altra parte. Mai che si possa investire in maniera sistemica sulla funzionalità di un corso d'acqua in modo tale da lavorare affinché quel corso d'acqua risponda al meglio nell'infiltrazione dell'acqua nelle falde freatiche per poter essere nel tempo utilizzate e mantenute, la funzionalità dei boschi e delle coperture vegetazionali e della silvicoltura e dell'agricoltura conservativa che permettono non permettono la perdita di suolo e via dicendo, tutta una serie di azioni che nel tempo poi prima le facciamo, prima riusciamo a mettere a sistema i nostri ecosistemi, renderli resilienti e poi lavorare sui costi esclusivamente di manutenzione, dove in questo caso un certo tipo di agricoltura di tipo conservativo potrebbe farlo, come dicevo prima, anche sviluppando prodotti di alta qualità. Quindi il tema del recupero dei costi ambientali e costi della risorsa sono un elemento importante. Regione Emilia-Romagna abbiamo messo a punto proprio una metodologia per sviluppare queste cose proprio nell'area del Forlivese, quindi nella provincia di Forlì e di Rimini, dove ci sono tre fiumi importanti e una grande diga, che è la diga di Ridracoli, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, delle Foreste Casentinesi, in cui questi aspetti sono stati misurati, valutati, quantificati e possiamo dire che l'incremento tariffario è più basso dell'incremento minimo che la legge permetterebbe di fare. Quindi noi, pagando qualche centesimo in più annualmente nella bolletta, potremmo mettere da parte un quantitativo di denaro destinato al mantenimento nel tempo di tutte quelle funzioni ecologiche, ecosistemiche, che ci permettono di mantenere l'acqua nel miglior modo possibile, perché dobbiamo tenere sempre presente che pioverà nel tempo di meno e piove già in modo diverso, quindi dobbiamo fare in modo che i nostri ecosistemi abbiano la migliore capacità ricettiva, cioè raccogliere la maggior quantità di acqua, e quindi dobbiamo aiutarli a farlo, dobbiamo aiutarli a far infiltrare l'acqua in questi grandi serbatoi che sono le falde freatiche, dobbiamo aiutare a laminare le piene, quindi avere delle aree dove le piene possono espandersi e attraverso tutta una serie di processi riconoscere queste funzioni ai proprietari di questi territori che possono essere anche utilizzati per un'agricoltura di tipo finalizzato. Quindi una serie di novità da un punto di vista normativo e applicativo ci sono già, ad esempio i famosi pagamenti dei servizi ecosistemici sono delle modalità che sono già attuabili e attuate. Abbiamo lavorato nel primo progetto LIFE sui servizi ecosistemici, dove abbiamo seguito per la regione Lombardia e per il parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello una serie di pagamenti per i servizi ecosistemici, sia da un punto di vista ricreativo che da un punto di vista invece di regolazione, tant'è che ERA riconosce al Parco del Sasso di Simone, proprio per la sua zona SIC, la possibilità di mantenere quel bosco, di fare una silvicoltura in quel bosco che possa mantenere le diverse sorgenti che ERA utilizza. E poi abbiamo fatto
altri, un altro pagamento, un altro PES con gli allevatori e quindi in un processo in cui tutti hanno avuto il loro beneficio e il beneficio più importante è quello della natura. Ovviamente occorre controllare, occorre monitorare affinché questo poi possa mantenersi nel tempo. C'è il tema ulteriore, cioè da utilizzare i bacini idrici montani. Noi abbiamo, nelle Marche abbiamo il Tronto, poi in Italia abbiamo vari altri bacini che con una legge del 56 attivava già delle forme di pagamento per il mantenimento della capacità di quei territori e di quelle comunità di sviluppare una valorizzazione del proprio territorio, perché erano territori che erano soggetti a bacini idrici, quindi a un utilizzo dell'acqua a fini idroelettrici, eccetera. Quindi era una forma di compensazione che dovrebbe essere più finalizzata al mantenimento della risorsa per quei bacini, per quelle situazioni. Quindi abbiamo un panorama di base che è molto ricco, però dobbiamo darci da fare perché questo panorama di base possa essere il più efficacemente gestito in maniera sistemica e non emergenziale, finalizzandolo ad una territorio resiliente e ad una comunità resiliente che possa gestire in maniera efficace questo territorio che è unico nel mondo. I modelli di riferimento per mantenere la funzionalità ecologica e quindi per avere nel tempo questi benefici della natura che sono fondamentali per il nostro benessere possono essere diversi. Già il panorama di leggi e di normative che abbiamo deve essere messo a sistema e finalizzato per una migliore capacità di organizzazione sistemica degli interventi sul territorio. Ma quando si parla di interventi sul territorio, attenzione, anche qui abbiamo una serie di azioni che diventano fondamentali e importanti. Da una parte abbiamo delle tecniche che non sono invasive e aiutano la natura a recuperare. Pensiamo solo al tema dell'ingegneria naturalistica che, se ben indirizzata, riesce a recuperare le funzioni di un territorio. Dall'altra parte, l'Unione Europea che cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo utilizzare le cosiddette natural-based solution, le soluzioni a base di natura. Noi dobbiamo utilizzare dei pezzi di natura, cioè delle parti di natura che fanno delle cose per aiutarci a far funzionare meglio il nostro sistema. E l'Unione Europea ci indica una cosa ancora più importante, che è quella di percorrere la strada delle infrastrutture verdi e blu, cioè di queste grandi di questi grandi territori in cui dentro ci stanno anche le città, in cui dentro ci stanno tutti gli elementi del sistema, del paesaggio, che funzionano insieme fra di loro, producono servizi e quindi aumentano la qualità del vivere del nostro sistema ambientale. Quindi è importante che si persegua la resilienza di un territorio, perché ne abbiamo tanto bisogno, perché dobbiamo adattarci e dobbiamo convivere con i cambiamenti, con la crisi climatica, e dall'altra parte dobbiamo fare in modo di stare mediamente meglio e quindi riuscire a
utilizzare quei servizi ecosistemici nel tempo che sono fondamentali per il nostro benessere, attuando nuovi paradigmi di uso del territorio, quindi una gestione del sistema territorio, infrastrutture ecologiche verdi e blu, cioè la gestione dei fiumi, la gestione di questi grandi territori in cui agricoltura, città e aree naturali si intersecano e si integrano fra di loro in maniera importante, aumentando quella funzionalità che è basilare per il nostro benessere. Quindi su questi modelli a diversa scala noi dobbiamo cercare di recuperare in fretta il nostro, le funzioni del nostro capitale naturale, del nostro sistema ambientale, del nostro paesaggio, perché il nostro paesaggio è unico, il paesaggio italiano e in particolare marchigiano è veramente unico in Italia, e perderlo per egoismi sarebbe veramente una cosa deplorevole, quando abbiamo le possibilità per poter recuperare un po' il tempo che abbiamo in maniera così ignorante, nel senso più o meno ignorante, perduto. Ringraziamo di nuovo il professore per il suo interessante contributo, grazie al quale siamo entrati nel merito degli aspetti che descrivono i servizi ecosistemici e la biodiversità, il loro ruolo, le loro funzioni e la loro importanza per lo sviluppo delle nostre comunità. Come anticipato dall'agenda iniziale, entriamo ora nel secondo grande momento dell'incontro, del webinar di oggi, in cui racconteremo alcuni esempi, alcune best practice che possono rappresentare uno stimolo per il successivo confronto che, come dicevamo in apertura, vedrà coinvolti gli stakeholder del territorio marchigiano. È infatti utile osservare alcune best practice già realizzate nel nostro paese e nello stesso territorio regionale, al fine di comprendere in che modo è possibile valorizzare la biodiversità e i servizi ecosistemici, introducendo soluzioni che ne rendano possibile la conservazione, il ripristino, anche al fine di migliorare la qualità del territorio in cui viviamo. In particolare presenteremo tre esempi. Il primo progetto, denominato Restoration of Sentina Coastal Wetlands, il secondo SOS for Life e infine il terzo progetto Life Praterie. Venendo ecco nel dettaglio del nostro primo case study, il progetto Restoration of Sentina Coastal Wetlands è stato un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto Life Plus del 2009, in particolare componente natura e biodiversità. Come possiamo leggere dalla slide che vedete in proiezione, il progetto è stato avviato nel 2010 con lo scopo di ripristinare gli ambienti umidi e proteggere le forme dunali residuali, compensando gli interventi e le devastazioni umane, quindi antropiche, degli anni 80. Dove ci troviamo? Nella riserva naturale regionale Sentina, nel comune di San Benedetto del Tronto, tra le più giovani aree protette della regione Marche. In particolare qualche dato generale sulla riserva. La riserva è caratterizzata da circa 1700 metri di costa, lungo le quali si sviluppa un piccolo sistema dunale con la presenza di vegetazione spontanea. Tale ambiente risulta fortemente a rischio a causa del cosiddetto fenomeno dell'erosione costiera, che ne impedisce la sua naturale evoluzione. A partire da questo quadro di contesto generale, i principali obiettivi del progetto, degli interventi a fronte di questo quadro descritto, sono stati volti a raggiungere prevalentemente quattro obiettivi. Il primo, di recupero della biodiversità animale e vegetale, contribuendo quindi alla resilienza delle fasce costiere. Il secondo, quello di incrementare il potenziale naturalistico della riserva, anche ai fini della fruizione turistica dell'area e dell'educazione ambientale. Terzo, il miglioramento della qualità ambientale e delle acque dell'area.
Infine, il quarto, quello di mitigazione dei meccanismi di cosiddetta intrusione salina e controllare i meccanismi di invasione marina, anche in relazione al possibile rischio di risalita del livello del mare. In particolare, per concludere la trattazione di questo primo case study, volevamo concentrarci sui primi due obiettivi degli interventi appena citati, quello di recupero della biodiversità e quello di incremento del potenziale naturalistico della riserva. Infatti si può osservare come nelle zone più intatte dall'erosione costiera sono state censite diverse specie vegetali di notevole interesse conservazionistico, tanto che il sito è stato dichiarato dalla Regione Marche area floristica protetta. Inoltre l'area ha una notevole importanza per l'avifauna migratoria, in quanto costituisce uno dei pochissimi punti di sosta per gli uccelli migratori tra il Gargano e le zone umide emiliane, tanto da essere riconosciuta sia come zona di protezione speciale, sia come sito di importanza comunitaria. Quindi, in sintesi, si può osservare come il progetto ha dimostrato come anche queste zone fortemente compromesse, circondate da una forte antropizzazione e con un habitat, diciamo, naturale ridotto e danneggiato, possono essere oggetti di intervento specifici in grado di incrementare in modo veramente significativo la qualità ambientale attraverso la buona pratica rappresentata dalla corretta gestione delle aree dunali. Le opere e le attività svolte nell'ambito del progetto hanno raggiunto, direi, questi obiettivi. Oggi l'area protetta è considerata parte integrante della città, è attualmente frequentata da famiglie, ciclisti e appassionati di birdwatching. Tale consapevolezza da parte della cittadinanza e dei decision maker ha di fatto garantito la conservazione di quest'area nel medio-lungo periodo. Per il nostro secondo case study ci spostiamo di circa 300 km più a nord in Emilia-Romagna per il secondo progetto presentato oggi in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici. Si tratta del progetto SOS for Life, Save Our Soil for Life, avviato nel 2016 e conclusosi circa 3 anni più tardi nel 2019. Tale progetto, come si evince dal titolo, pone al centro il suolo e la necessità di difesa e tutela di quelle che sono le funzioni essenziali del suolo che ne derivano per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Pensiamo il tema della produzione del cibo o al suolo come elemento chiave del paesaggio naturale. Infatti, i grandi processi di urbanizzazione degli ultimi decenni hanno avuto luogo in un contesto culturale che non riconosceva l'importanza di queste funzioni e che viceversa ha alimentato un trend di consumo del suolo fertile che oggi è divenuto insostenibile. In particolare, come possiamo leggere dalla slide, il processo nasce proprio da questa esigenza, dalla necessità di preservare il suolo nei sistemi urbani e vuole dimostrare l'applicabilità a scala comunale degli indirizzi europei in materia di tutela del suolo e di rigenerazione urbana. SOS for Life ha visto il coinvolgimento di 3 comuni, Forlì, Carpi in provincia di Modena e San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, in cui, diciamo, in questi 3 comuni, a partire da una valutazione preliminare delle proprietà e delle funzioni dei suoli in termini sia di misurazione del livello di consumo che di impermeabilizzazione nei comuni partner e da quelle azioni dimostrative di desealing, desigillazione da loro realizzate che approfondiremo a breve, ha portato quindi a definire delle linee guida per la mappatura, la gestione e il miglioramento dei servizi ecosistemici resi dai suoli in ambito urbano. Oltre alle linee guida è stato possibile anche definire un pacchetto poi di norme, di strumenti operativi, urbanistici, comunali contenenti appunto regolamenti per limitare, mitigare e compensare il consumo di suolo e per incentivare la rigenerazione urbana. In particolare, come dicevamo poc'anzi, molto, molto interessanti le iniziative dimostrative del cosiddetto desealing, quindi della desigillazione nelle aree urbane dei 3 comuni partner, accompagnate successivamente da attività di monitoraggio bioclimatico e ex ante, ex post, per valutare poi l'efficacia di questi interventi.
Per fare un esempio, prendiamo l'iniziativa del comune di Forlì, in cui l'attività ha previsto il recupero a verde di un'area di ben oltre circa, diciamo, 6.500 metri quadri, impermeabilizzata e attualmente era destinata a parcheggio pubblico. Questo recupero è stato possibile attraverso la rimozione di pavimentazioni su strutture esistenti fino allo strato permeabile sottostante, attraverso il ripristino dell'area mediante il riporto di terreno e terriccio, e infine attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali e sottoservizi. Con l'implementazione di queste azioni dimostrative, abbiamo appena fatto l'esempio del comune di Forlì, ma anche negli altri due comuni partner sono state realizzate iniziative simili, il progetto punta a produrre un pacchetto di norme, di strumenti operativi e di monitoraggio che verrà adottato dai tre comuni partner e potrà essere diffuso e replicato in altri comuni e in altri contesti europei. Infine ci spostiamo verso sud per il nostro terzo ed ultimo case study. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il progetto è denominato Life Praterie, partito nel 2012 con la necessità di conservare la biodiversità e il buono stato delle praterie di questo territorio attraverso adeguate modalità di utilizzo dei pascoli. In particolare, il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di eliminare o mitigare le criticità e le minacce esistenti attraverso due modalità: l'armonizzazione dei sistemi di pascolo in aree prevalentemente di uso civico e l'avvio di più oculate modalità di gestione dei servizi turistici. Il filo conduttore di questo intervento è stata la disseminazione di buone pratiche di conservazione e una rinnovata cultura di utilizzo sostenibile. Prima di entrare nel dettaglio del progetto, veramente un brevissimo excursus sulle caratteristiche del territorio, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Si tratta di un territorio caratterizzato da elevata naturalità, con varie tipologie di habitat e molte specie, sia animali che vegetali, di rilevante interesse. Ad esempio, la ricchezza floristica è davvero notevole, con oltre 2.400 specie presenti nel territorio. Nel sito del Gran Sasso, che per le criticità rilevate costituisce l'area di intervento principale del progetto, sono rappresentate ben 26 tipologie di habitat e una superficie davvero notevole di oltre 10.000 ettari. Venendo invece alle caratteristiche del progetto, l'area ha interessato i pascoli e le praterie montane. Le praterie dell'area protetta sono interessate oggi da un sempre maggiore allevamento estensivo di ovini, caprini, bovini ed equini, che rappresenta una delle più significative realtà produttive e sostenibili della zona. Anche in questo caso, se non correttamente fruite e, diciamo, opportunamente tutelate, le praterie possono subire forme significative di degrado per l'erosione dei percorsi escursionistici, la non adeguata manutenzione dei sentieri e infine anche in maniera più generale l'intensa frequentazione delle zone. Le azioni del progetto si sono articolate intorno ai due obiettivi strategici che citavamo prima, della gestione del pascolo e del miglioramento della fruizione turistica, e sono state integrate da una complessa serie di azioni preparatorie di comunicazione, networking e disseminazione. I principali risultati raggiunti dal progetto sono stati innanzitutto la stesura di linee guida per la disciplina delle attività di pascolo, percepite dal consiglio direttivo del parco ed accolte da ben 11 comuni. La creazione di un geodatabase relativo all'uso del suolo, in cui sono evidenziate le emergenze e le maggiori criticità dell'area di progetto, ospitato nel server dell'ente parco nazionale. E infine anche un database fotografico per la valorizzazione generale del territorio. Concludendo questo terzo case study, volevamo evidenziare alcuni elementi di innovatività introdotti dal progetto e di particolare interesse, come ad esempio il coinvolgimento partecipativo nella redazione di strumenti di regolamentazione normalmente imposti dall'alto, e l'integrazione dei cosiddetti saperi esperti con i saperi locali diffusi. Questa buona pratica adottata dal progetto può trovare applicazione in tutti gli ambiti dello sviluppo rurale che presuppongono una struttura partecipativa e o cooperativa.
Inoltre, le tecniche partecipative introdotte possono essere applicate ad attività di concertazione più generale e gestione dei conflitti in molti ambiti, sia della conservazione della natura, sia dell'agricoltura che della zootecnia. Con riferimento alla terza scelta strategica della regione, come abbiamo avuto modo di comprendere dal contributo del nostro esperto e dagli esempi appena descritti, è fondamentale comprendere i benefici forniti dagli ecosistemi che assicurano la sopravvivenza e il benessere delle popolazioni. Se i prodotti forniti dalla natura, pensiamo al legname, al cibo, hanno sempre avuto un prezzo di mercato, altri benefici, quali i servizi di regolazione sia del clima, depurazione delle acque, eccetera, solo di recente sono stati considerati nelle analisi economico-ambientali. Anche gli ecosistemi antropizzati, perché conservino un certo grado di naturalità, possono fornire servizi ecosistemici. Per questo motivo è importante preservare gli ecosistemi naturali che si ritrovano, ad esempio, in alcune parti di parchi e riserve naturali e quelli naturaliformi, come le foreste, limitando il consumo di suolo e conservando la capacità dell'ecosistema di ripristinare l'equilibrio reagendo ad un eventuale disturbo. Se questo è il significato della scelta strategica identificata dalla Regione Marche, i macro obiettivi a cui potrà tendere la strategia regionale di sviluppo sostenibile in relazione a questa tematica paiono essere prevalentemente tre. Il primo, quello della tutela dei servizi ecosistemici, del paesaggio e della biodiversità. Il secondo, in materia di tutela degli habitat. E infine il terzo, in termini di fruizione consapevole delle risorse naturali. L'individuazione di obiettivi regionali collegati alla presenza scelta strategica, che ricordo, riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la biodiversità, significa orientare le scelte della regione in un'ottica di diminuzione degli impatti causati sulla natura e di conseguenza sulla società. Ciò richiede dunque di intervenire su diversi ambiti che saranno oggetto, come dicevamo in introduzione, del successivo confronto con tutti gli interlocutori, gli stakeholder del territorio marchigiano. In particolare, per comprendere meglio, per entrare più nel dettaglio, vediamo quali possono essere, a titolo veramente non esaustivo, i temi su cui raccogliere i contributi degli stakeholder del territorio. Con riferimento al primo, quindi alla tutela dei servizi ecosistemici, del paesaggio e della biodiversità, si tratta ad esempio di agricoltura e sviluppo rurale, ovvero contribuire alla tutela della biodiversità, alla protezione di specie agricole e forestali e alla diffusione di tecniche agricole sostenibili. Oppure paesaggio, quindi contribuire allo sviluppo economico del territorio, valorizzando la conoscenza locale del paesaggio. Per quanto riguarda il secondo, ovvero tutela degli habitat, si tratterà invece di acqua, con particolare riferimento al monitoraggio e alla valutazione della qualità dell'acqua dolce e la balneabilità marina. Oppure aria, ovvero garantire un miglioramento della qualità dell'aria, che favorisca la salute e il benessere umano. Infine, venendo al terzo, ossia la fruizione consapevole delle risorse naturali, può significare suolo, quindi ragionare di diminuzione del consumo di suolo per tutelare la quantità dei terreni e la loro funzione produttiva agricola e di fornitura di servizi ecosistemici. Oppure verde urbano, quindi gestire le aree naturali urbane e boschive in maniera integrata per realizzare una cosiddetta vera infrastruttura verde ragionale. Società, quindi coinvolgimento della società, a partire dalla capacità di impegnare le fasce più deboli della popolazione, persone a rischio povertà, detenuti, persone affette da disabilità psicofisica, eccetera, in attività di tutela dell'ambiente e della biodiversità. Turismo, in particolare incentivando il turismo naturalistico e a basso impatto, in special modo nei siti di alto valore ambientale. Infine rifiuti, quindi il tema di miglioramento delle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti. Questi dunque, come dicevamo in sintesi in maniera non esaustiva, sono gli ambiti principali su cui saranno chiamati ad esprimere la propria visione gli stakeholder del territorio durante la fase di coinvolgimento, con l'obiettivo comune e finale di giungere ad elaborare delle azioni concrete e degli strumenti di attuazione che andranno a comporre la strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche.
Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo webinar che andrà ad approfondire il tema equità tra i cittadini, al centro della quarta scelta strategica, la scelta strategica D della Regione Marche. Grazie ancora per la vostra partecipazione e arrivederci.